Salve a tutti, bentornati, bentrovati su Arte Dammi il 5. Quella che vedete è una carinissima, dolcissima Befana porta dolcetti realizzata niente po' di meno che con il riciclo di vecchi collant, di vecchie stoffe e di un recipiente che avrei dovuto buttare da tempo. È un'idea molto semplice da realizzare perché non bisogna saper cucire, ma utilizzare bene la pistola di colla a caldo perché andremo ad assemblare i diversi pezzi di stoffa. È un'idea di riciclo creativo molto molto istintivo perché non esiste un cartamodello per realizzare questa piccola Befana. È un progetto, diciamo, fatto di pancia. Ecco, vi lascio al tutorial. Mi servirò anche di alcuni ritagli di stoffe. Ho qui vicino a me collant, ritagli di feltro e anche un pochino di ovatta sintetica per l'imbottitura. Vado ad utilizzare anche la pistola di colla a caldo con relative cartucce. Non credo che avrò bisogno di cucire, ma là dove dovessi andare ad utilizzare ago e filo è veramente per una minima parte, quindi diciamo che questo progetto fondamentalmente si basa diciamo sull'assemblaggio di stoffe per mezzo di colla a caldo. Nel frattempo metto a scaldare la colla a caldo e come prima cosa vado ad incollare il mio stecchetto di balsa al recipiente di plastica in questo modo. Sto un pochino fin quando non si incolla del tutto. Una volta incollato, lo mettiamo da parte. E prendiamo un paio di vecchi collant, mi raccomando che siano puliti. Vado a ritagliare la parte del piede. Allora, ne taglio una buona parte e vado ad utilizzare quindi la parte che copre il piede. Dunque, più o meno ho tagliato all'incirca, vediamo un po', misuro 19, più o meno ho tagliato 33 centimetri di calza, ma sicuramente questa lunghezza dipenderà molto da quanto è grande il vostro recipiente. A questo punto vado a raccogliere il mio collant e rivesto il recipiente di plastica. Prima però metto un goccio di colla per evitare che la calza scivoli via. Quindi un po' di colla sul fondo del recipiente e poi inserisco la calza. Bisogna fare attenzione più che altro a non scottarsi. Ovviamente le caramelline andranno messe da questa parte. Sollevo la calza in questo modo. Questa parte dovrà rimanere libera. Metto un goccio di colla a caldo anche qui dietro. Così mi assicuro che la calza tenga. Qualche punto di colla per far sì che questa parte rimanga aperta in modo tale da potervi inserire le caramelle dentro. A questo punto cosa faccio? Mi vado a creare la facciotta della Befana. Utilizzo ovviamente l'ovatta sintetica da imbottitura. La vado un pochino a spiegazzare creando una sorta di rettangolo. E la chiudo con un pochino di colla.
vado a togliere l'eccedenza. Più o meno ho fatto un visino di 3 centimetri per 4, eh. A questo punto vado a rivestire il tutto con la calza color carne. Prendo questa sorta di cilindro e lo vado ad inserire proprio all'interno della calza, in questo modo. E poi la arrotolo su se stessa in modo da creare spessore. State attenti a non scottarvi, non fate come me che mi scotto di continuo. Diciamo che questo è il viso della Befana. Adesso vado a creare un bel nasone. Prendo un altro po' di ovatta sintetica. E la rotolo all'interno della calza color carne in questo modo. Regolatevi voi poi, in base anche al tipo di naso che volete ottenere. Io voglio un bel nasone, quindi ecco, faccio tutto questo groviglio di calza. È inutile dirvi che questi sono veramente dei progetti molto molto istintivi, realizzati proprio di pancia, non troverete dei cartamodello o altro, eh. Quindi divertitevi a pasticciare come faccio io, così ne verrà fuori sicuramente qualcosa di molto originale, perché poi ogni lavoro sarà diverso da persona a persona. Mi lascio un po' guidare anche, diciamo così, dalla casualità. Ok, a questo punto vado ad applicare il nasone. Metto un goccio di colla. E faccio così. A questo punto però prendo un pochino di ago e filo e vado a ricreare una sorta di mento. Quindi metto qualche punto per dare una fisionomia più da vecchietta. Proprio qui sotto, per poter creare la bocca. Come potete vedere, non c'è bisogno di essere dei grandi, diciamo, sarti, per poter creare questa bevanina. Quindi adesso unisco il naso e il mento, quindi mi vado ad assicurare la tenuta del viso. Vado a realizzare i capelli utilizzando il filo di lana, che vado ad attorcigliare intorno alla mia mano e poi fermo con un nodino e taglio per poi andare ad applicare il tutto. Sarà una Befanina molto sconvolta, eh? I capelli saranno veramente molto molto spettinati. E taglio. Questo è quello che ottengo.
Intanto la testa della Befana è pronta e cosa faccio? La vado a fissare proprio sul legnetto. Andiamo a realizzare il cappello della Befana. Ritaglio due cerchi neri e utilizzo un bicchiere per ricavarmene la forma. Poi da uno dei due ricavo un cono che vado ad incollare al cerchio. Creo così le maniche, le braccia della Befana in questo modo. Quindi vado a mettere un pochino di colla qui dietro. Incollo. Un pochino e poi applico anche un pochino di colla proprio qui lungo i bordi del recipiente. Dopo aver fissato le braccia al recipiente, vado a ritagliare un cono di feltro grigio, elimino questa punta e vado ad applicare proprio dietro a simulare una mantellina. In questo modo. Quindi anche qui metto un goccio di colla. Vado a realizzare la manina della Befana e lo faccio sfruttando l'elastico delle calze color carne. Lo arrotolo su se stesso e poi metto un goccio di colla. La quantità di collant dipenderà da quanto grande volete che sia la manina della Befana. Sicuramente andrà in proporzione alla dimensione, all'altezza del pupazzetto stesso. E vado a piegare per ricreare un pochino la forma a pugno. E io vado ad applicare anche gli occhietti e poi con il fil di ferro realizzo gli occhiali. Nella fase successiva vado a ricreare un neo con il filo nero, quindi prendo ago e filo e vado proprio a cucire un neo con i pelazzi che spuntano. Quindi basterà fare un nodo al filo nero, in questo modo, e andarlo ad appuntare proprio uno sul naso. E un altro, se volete, sul mento. È arrivato il momento di realizzare la scopa della Befana. Lo faccio utilizzando uno stecco di balsa e un pochino di feltro marrone che, come potete vedere, ho sfrangiato,
e vado praticamente a fissare intorno al legnetto. Quindi faccio compiere dei giri. Questo modo e fermo tutto con la colla e vado a fissare la scopa. Avete visto com'è carina la nostra Befana porta dolcetti? Spero tanto che quest'idea di riciclo creativo vi sia piaciuta e che vi possa veramente tornare utile. Sono sicura che se la realizzerete farete felici i vostri bambini. Lasciatemi un bel pollicione in su e iscrivetevi al canale se vi fa piacere e ricordatevi di attivare la campanella per non perdere tutti gli altri video di Arte da 1005 e se lo vorrete ci vedremo alla prossima. Ciao!